benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi direi che è la giornata di lavare i capelli perché sono veramente orribili e condivido con voi questo video dove faccio una tecnica nuova, alternativa per idratare tanto i capelli perché a noi come ci piacciono i capelli? Ci piacciono belli, definiti ma allo stesso momento abbastanza voluminosi. Adesso sono secchi, i capelli ricci quando sono secchi sono... veramente hanno una forma loro, prendono la forma loro e non riusciamo più a controllarli e soprattutto sono secchi, io basta che faccio così e diventano di un volume assurdo. Da lontano sembrano belli ma da vicino sono veramente orrendi, perlomeno a me non piacciono così. Se ho una serata un po' particolare, sì, lavandoli posso mantenere, cioè posso ottenere questo volume, ma perché non do tanta idratazione ai capelli, perché voglio più la definizione sulla punta, ma un volume abbastanza grande. E accompagnatemi, faccio una doccia e vi faccio vedere questa tecnica. Ho lavato i capelli, li ho pettinati. Io uso, per chi mi segue, io uso solamente questo balsamo. Costa 1,50 euro e mi dà, guardate, ci metto proprio 5 minuti a pettinare i capelli sotto la doccia, non ci metto tanto. Adesso ho gli olito di, questo qua ho gli olito di lavanda, sinceramente ha un profumo buonissimo, meglio l'oliolito ad esempio di... l'olio di rosmarino sarebbe l'ideale. Allora io comincio da sopra. Oh, che profusi! Lo lascio a riposo per qualche minuto e poi dopo lavo i capelli e comincio col styling. Allora, ho lavato i capelli come avete visto e mi sono spruzzata questo per attirare l'energia positiva e per toglierci un po' di sfiga di dosso e attirarci le cose belle. Se volete saperne di più vi lascerò un short video nei prossimi giorni. Ok, adesso i capelli sono ancora bagnati, sono 100.000 metodi per fare il styling, però io userò uno veloce, sinceramente li divido a tre i capelli, vado ad applicare questo e la vasellina, semplicemente non metto nient'altro. Questo prodotto, come sapete per chi mi segue, sa che io lo uso abbastanza, perché idrata ma non impesantisce i capelli e ci permette di avere dei ricci belli ma allo stesso momento non ci toglie il volume, perché quello che ci frega è il volume. Ieri sono andata a ballare e c'era una ragazza che aveva i capelli ricci belli però non voluminosi, infatti mi ha detto ma come fai ad avere i capelli così voluminosi? Io ho detto guarda, l'idratazione è importante e soprattutto il styling, lei ce l'aveva belli boccolosi però non era voluminosi, e il pettine africano fa la differenza, davvero fa la differenza perché fa entrare l'aria nei... vasellina, la sto facendo sciogliere. Ho cominciato a fare styling ma mi sono ricordata della vasellina. Proprio al bordo, così, e separo. Ok? Al bordo. Separo. Al bordo. E separo.
sì. Lascio la riga, questa qua qui, ok, e faccio così, che li sposto dietro perché siccome si asciugano, così sono fregata e mi rimangono sulla faccia. Allora faccio così, senza niente, solamente mettere il coso e lasciarli così, perché così si asciugano all'indietro, non si asciugano, così si asciugano all'indietro, non si asciugano davanti. Mamma mia, questa l'ho pettinata 1000 volte. Ok, adesso meglio. Tocco, 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 tocco. Vedi qua. Asciutto. Vedo un po' di vasellina. Tocco, ma quanto sono belli, guardate come sono belli dietro, guardate come sono belli, piccolini. Bene, li asciugo e faccio vedere dopo. Eccomi, è il secondo giorno dopo il lavaggio, non sono riuscita a fare quello del primo giorno, vi faccio vedere il risultato. Non ho più l'aloe, forse sì. Sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ho messo un po' di crema per il corpo. L'ho messa un pochettino, me ne aggiungo un pochettino di. Mi sono ricordata che c'avevo un po' di aloe per dare un po' di idratazione ai capelli. Adesso devo uscire per andare a lavorare. Io quando sono a casa, e quando vado a dormire, sempre uso la cuffia, perché i ricci rimangono belli e non si rovinano. E comunque sono andata a ballare e quindi tutti i giri che ti fanno ti rovinano molto il riccio, perché comunque dipende con chi balli. Se balli con un ragazzo alto sei vantaggiata, ma se balli con un ragazzo piccolino sei fregata, perché poi in Spagna ragazzi alti ne vedi pochi, ma proprio pochi. Poi ho ballato con un vecchietto, ma un vecchietto, vecchietto era praticamente, giuro, era così. E tipo, sai, quei vecchietti pinguino che si muovono poco, proprio camminato, e era carinissimo. Mi ha detto: "Balli con me?" Ho detto: "Certo, ovvio." Ho ballato da Dio, quelli che proprio. Fermo, da fermo, non si muove perché non fa neanche la base e ti gira così. Mi sentivo come una bambola. Era bravissimo. Avrei voluto ballare con lui un'altra, ma secondo me è andato a dormire perché era ormai tardi. Allora, pettine africano, andiamo a dare un po' di forma. Io tengo qua perché ho. Quando esco a ballare sempre metto questa parte qua con non so come si chiama, non è l'elastico, come cavolo si chiama? Non mi ricordo. Comunque li leggo in questo punto qua perché se no mi cadono i capelli davanti, non riesco a vedere la persona con chi ballo. E poi mi si dividono in mezzo, sempre.
e allora mi dà fastidio, quindi faccio la riga. Arretto anche l'altro. Ok, questo è il risultato dietro. È il secondo giorno, dopo una battaglia ieri, quindi sono molto voluminosi, belli, idratati, belli definiti. Vediamo che se riesco a trovare qualcuna sotto che è ancora salva. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piace il mio canale, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti, buona domenica.